la storia, lo sviluppo architettonico dei luoghi che abbiamo visitato, stimolandoci enormemente. Quindi, insomma, è quella passione delle persone che abitano il territorio che noi intendiamo come Istituto dei Beni Culturali stimolare il più possibile. Questo è uno strumento. Poi tenete presente che per la comunità degli Urban Sketchers, su cui abbiamo scherzato, ma è una comunità che è mondialmente rappresentata dal sito urbansketchers.com, .org, ok. Hanno, non so, 5.000 visite quotidiane, cioè una, da tutte le parti del mondo, quindi è una sorta di fenomeno di riappropriazione della vista, in un certo senso, sì, no? Della visione, al di là del mezzo meccanico, che ha preso in tutte le parti del mondo gente più o meno capace di disegnare, perché non è lo scopo non è tanto quello di farne, di, penso, vedo questa sala, il mio scopo da Urban Sketchers non è quello di rappresentarla nella sua finitezza, non voglio realizzare delle cartoline, anzi voglio cercare di realizzare un disegno che sia appunto più emotivo, più anche il dettaglio alle volte può essere più importante, la rappresentazione del dettaglio può essere più importante della rappresentazione del tutto. E infatti vedrete, osservando i carnet, come spesso e volentieri a dominare la pagina non è tanto la visione d'insieme del castello quanto il singolo aspetto, la bifora piuttosto che il cane che fa da guardiano, oppure le presenze impalpabili come i fantasmi che non sono mancati. Vabbè.